Offro il mio cuore come migliaia di petali di fiore al mio maestro spirituale Om Nitya Lila Om Vishnupad Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my guru's guru and his guru, and you can see here 37 generations of our spiritual masters going back thousands of years to see Krishna himself. Poi offro i miei omaggi migliaia di volte al maestro del mio maestro, al suo guru e a tutti i nostri maestri spirituali, come potete vedere qui, 37 generazioni di maestri spirituali fino a Shri Krishna stesso. And finally, I offer my pranam to all the assembled devotees. E alla fine offro i miei omaggi a tutti voi devoti qua presenti. So today we are celebrating the most wonderful occasion. Oggi celebriamo una bellissima occasione, la più bella. That is called Guru Purnima. Che si chiama Guru Purnima. Purnima means the full moon day. Purnima significa il giorno di luna piena. And Guru means spiritual master. E Guru significa maestro spirituale. The syllable Gu means Andhakar, darkness. Gu significa l'oscurità. Andhakar, darkness, means samsarik asakti, attachment to the temporary external material world. Samsarik asakti, ovvero attaccamento al temporaneo mondo esteriore. We are transcendental spiritual beings. Noi siamo esseri trascendentali spirituali. But in a state of avidya, ignorance, illusion, we have a thirst for the external physical world. Ma quando ci troviamo nello stato di ignoranza, noi abbiamo attrazione per il mondo fisico esterno. The cause of this illusion is forgetfulness of God. La causa di questa illusione è l'aver dimenticato Dio. And when the heart is turned towards God, then this illusion is lifted and one can realize his spiritual nature. E quando il nostro cuore si rivolge di nuovo a Dio, noi possiamo uscire da questa illusione e riscoprire la nostra natura spirituale. So Gu means darkness. Quindi Gu significa oscurità. And Ru means nivritti, removing. E Ru significa nivritti, che rimuove. So actually you cannot remove darkness. You cannot go into a dark room, get all the darkness, put it in a bag and take it outside.
In realtà noi non possiamo rimuovere l'oscurità, non possiamo andare in una stanza buia, prendere tutta l'oscurità e metterla in una borsa. Darkness can only be dispelled by the presence of light. L'oscurità può essere mandata via solo dalla presenza della luce. So, Gu, who removes the darkness of ignorance by Ru, introducing the light of Prem, pure love, is called Guru. Guru è colui che rimuove l'oscurità introducendo la luce della bhakti, dell'amore per Dio. So, any true guru, he does not present his own invention. Un guru reale, autentico, non presenta la propria invenzione. The seat of the spiritual master is called Vyasa-san. Il dove siede il maestro spirituale è chiamato Vyasa-san. It means the seat of Vyas. Significa il posto di Vyas. So, Srila Vyasadeva was born on this day. In his trance, he saw the conclusion of all Vedic knowledge and compiled it. Vyasadeva, che nacque in questo giorno, lui vide nel suo trance, vide la conclusione, no. What he saw? The conclusion, all Vedic knowledge. Lui vide la conclusione di tutta la conoscenza vedica e la compilò. So, then he taught it to his disciple. Allora lui lo disse ai suoi discepoli. Srila Vyasadeva ki jai. Okay. So, what he realized, he taught to his disciples. Quello che lui realizzò, lui lo spiegò ai suoi discepoli. You can see here is Vyas. We heard this morning how Vyas was enlightened by his guru Narad. Noi abbiamo sentito stamattina come Vyas fu illuminato dal suo guru Narada. And he taught to his disciple Madhvacharya. E lui disse al suo discepolo Madhvacharya. And in this way, through 37 generations, it's coming down to today. In questo modo, in 37 generazioni, arriva fino ai giorni nostri. So, who is sitting on the seat of Vyas never presents their own idea, only they become a channel for that transcendental knowledge of the Vedas. Colui che siede nel posto di Vyasa non dice mai una propria idea, ma è solo un canale per dire il messaggio di Vyasadeva. So this morning we were discussing how the guru of Vyasadeva told him that you have explained so many philosophical points, but you are not fully satisfied. Stamattina abbiamo parlato di come il guru di Vyasadeva gli disse: tu hai parlato di tantissime cose nei Veda, ma non ti senti ancora soddisfatto. Why? Perché? Because you have not expressed the highest philosophy, that is the philosophy which is beyond knowledge, that is the experience of praying, pure transcendental love. Perché non hai parlato della filosofia più alta, che è la filosofia che sta al di là della conoscenza, ovvero prema, il puro amore per Dio. So, Vyasadeva, on the order of his guru, he went into trance and he saw the beautiful personal form of Sri Krishna. Vyasadeva, per ordine del suo guru, andò in trance e vide la bellissima forma trascendentale di Sri Krishna. He realized his divine pastimes. E realizzò i suoi passatempi divini. And that was written down in the form of Srimad Bhagavatam. E questo fu scritto, fu compilato nella forma dello Srimad Bhagavatam. And he taught it to his disciples. E lui lo insegnò ai suoi discepoli. And so, on this day, Guru Purnima, all disciples, they honor their spiritual master, they worship their spiritual master as the representative of Srila Vyasadeva. In questo giorno il Guru Purnima, tutti i discepoli onorano il proprio maestro spirituale come rappresentante di Srila Vyasadeva. So, we are very fortunate because Srila Vyasadeva is manifest here in his deity form also. Noi siamo molto fortunati perché Vyasadeva è manifesto anche qui nella sua forma di divinità. It is very rare, but in our line, our tradition, Madhva Sampradaya, there's a tradition of the carving the deities from Shalagram Shila. È molto raro, ma nella nostra linea c'è la tradizione di ottenere le divinità da una Shalagram Shila. And perhaps this is the
only one I have ever seen in the world of Srila Vyasadeva manifest from Shalagram Shila. E questa è forse l'unica che ho visto nella mia vita di Srila Vyasadeva manifesto da una Shalagram Shila. You can see the behind is a Shalagram Shila. Infatti, and the front is Vyasadeva like this. Infatti potete vedere che dietro c'è ancora la forma della Shalagram Shila e davanti c'è Vyasadeva in questa posizione. So just now we'll do the worship of Vyasadeva. Adesso noi faremo il puja di Vyasadeva. But he is very small. Ma lui è molto piccolo. And perhaps you did not bring your spectacles. E forse non avete portato i vostri occhiali. So we'll just zoom in. Okay. Maybe this. Yes. So that's what it looks like when you have your spectacles on and you look really close. Questo se lo vedi molto vicino con un binocolo appare così. So the iconography of Vyasadeva is that he should be sitting in yogic meditation posture. E l'iconografia di Vyasadeva è che dovrebbe essere rappresentato in una posizione yogi di meditazione. He may meditate for hundreds of years. Lui potrebbe meditare per centinaia di anni. In trance, completely forgetful of his body. In trance, ovvero è completamente dimentico del proprio corpo. So you can see around his knees there's one band, which is used sometimes yogis use to hold their posture for a very long time. They put one band around their knees. Can you see? Potete vedere una corda intorno alle sue ginocchia che usano spesso i yogi per rimanere in questa posizione per molto tempo. In his right hand he's doing the Gyan Mudra. Nella sua mano destra fa il Gyan Mudra. So this is the mudra of knowledge. Ovvero il mudra della conoscenza. It's very instructive. È molto istruttivo. Here three fingers means the three gunas. Sattva, Rajas and Tamas. Le tre dita significano i tre guna, Sattva, Rajas and Tamas. In this world, three energies are always in a state of flux with each other. The energy of creation, maintenance and destruction. In questo mondo tre energie sono sempre in uno stato di flusso tra di loro. L'energia della distruzione, del mantenimento e della creazione. So because our consciousness is absorbed in these three energies, creation, maintenance and destruction, so we are confined and we are trapped within material time. Siccome anche la nostra coscienza è racchiusa in queste tre energie, creazione, mantenimento e distruzione, noi siamo confinati. We are confined in material time. Noi siamo confinati nel tempo materiale. So this finger represents the ego. Questo l'indice rappresenta l'ego. You know when you're angry then you pull this finger, it's like you. Quando noi siamo, quando noi siamo arrabbiati tiriamo fuori questo dito e facciamo tu. So this ego is always attached to these three gunas. Questo ego è sempre attaccato a questi tre guna. So but he can, the soul can be free if he gives up his attachment to the three gunas and bows down to Krishna. Ma la nostra anima può diventare libera se abbandona il suo attaccamento ai tre guna e si inchina giù a Krishna. So the thumb represents Krishna. E il pollice rappresenta Krishna. So watch what happens when you bow down to Krishna. See? You get free from the three modes of nature. Quando noi ci inchiniamo a Krishna, vedete cosa accade, che diventiamo liberi dai tre guna materiali. So this is called the Gyan Mudra, the hand symbol of knowledge. E questo è chiamato Gyan Mudra, è il simbolo, il fico, simbolo della conoscenza. The whole Bhagavad Gita is there. Tutta la Bhagavad Gita è in questo simbolo. Three gunas, Atma, Bhagavan, Sarvadharma and Parichaya. I tre guna. Surrender to Krishna and become free from Maya. Arrenditi a Krishna e diventa libero da Maya. So Srila Vyasadeva, as you can see, his right hand is like this. And to remind us of transcendental knowledge. In questo modo lui con questa mano ci ricorda della conoscenza trascendentale. His left hand is like this. Mentre la sua mano sinistra è così. This means giving a blessing. Questo significa che ci dà la misericordia. So all of you are here today who will come and offer flowers to Vyasadeva, he'll bless you that you can make advancement in spiritual life. Quindi tutti voi che oggi siete qui onorerete Vyasadeva con i fiori, lui vi benedirà che potrete fare progresso nella vita spirituale. So the full methodology of the Vyasa Puja is illustrated here.
La metodologia completa del Vyasa Puja è illustrata qui. On the birthday of Vyasadeva, he's not worshipped alone. E nel compleanno di Vyasadeva lui non viene onorato da solo. But rather, he's worshipped along with, you can see in the middle. Ma lui viene onorato insieme, potete vedere in mezzo. There is a Krishna and his four main expansions. Nel centro c'è Krishna e le sue quattro espansioni principali. And then above that, Shukadeva Goswami, the son of Vyasa and the four main acharyas of the Vaishnava Sampradaya. E sopra questo c'è Shukadeva Goswami e i quattro acharya principali. Below that, there's Vyasadeva with the four main disciples to whom he gave the four Vedas. Mentre sotto c'è Vyasadeva e i quattro discepoli principali a cui diede i quattro Veda. Mm-hmm. And then on the left side, the four Kumaras and Vishvaksena. A sinistra c'è Vishvaksena e i quattro Kumara. And on the right side, one's guru and four generations of gurus going back. Mentre a destra c'è il guru e le quattro generazioni dei guru che vanno andando indietro. So this is the ancient method of worshipping Vyas on his birthday. Questa è la metodologia antica di come si onora Vyasadeva durante il suo compleanno. So I won't go into detail. You have seen perhaps before we have done. You have to make this whole arrangement with the coconuts. Non andrò nei dettagli. Voi forse in passato avete visto quando facevamo questa festa con tutte le noci di coco. They're decorated with garlands and flags with the names of each one of the personalities. Queste noci di cocco erano decorate con ghirlande e sopra di esse era scritto il nome di ognuna di queste personalità. And then at the same time, seven pujaris, they do worship to each of the groups of five personalities. E sette pujari onorano questi gruppi di personalità allo stesso tempo. So, but today we'll do this only by mind. Ma oggi faremo questa cerimonia solo con la nostra mente. And now we'll do Guru Puja to Vyasadeva and everyone can offer flowers to him and give pranam. E faremo un Guru Puja a Vyasadeva un po' più semplice, ognuno di voi potrà offrire dei fiori e rendere gli omaggi. Srila Vyasadeva ki jai.
Thank you.
Brother, so he can see you.
squadra. So this morning we were describing how Vyas had compiled so many Vedic literatures, but he was not fully satisfied. Vyasadeva compilò tantissime letterature vediche, ma ancora non era soddisfatto. And his guru came to him. E il suo guru venne da lui. And he chastised him. E lo castigò. So guru has the adhikar, that is the eligibility to give chastisement, some discipline. Guru, that's why it's called disciple, because he's under discipline. Il guru ha l'adhikar, ovvero l'eleggibilità per darci dei castighi. Per questo il discepolo è chiamato discepolo, perché deve essere disciplinato. So we have many strong attachments in the heart. Noi abbiamo molti attaccamenti forti nel nostro. And we cannot give them up. E da soli non riusciamo ad abbandonarli. But they can be cut by the sharp words of a sadhu, of a guru. Ma questi attaccamenti possono essere tagliati dalle parole taglienti di un sadhu, di un guru. But a person in ignorance, they think, oh, if I am chastised by my guru, then it's quite wrong. Ma le persone in ignoranza pensano, se io vengo castigato dal mio guru, questo è molto sbagliato. Oh, the husband or wife can shout at them. A thousand times. But if guru will tell them, oh, don't do this, they become upset. I loro mariti e le loro mogli le possono, gli possono urlare contro migliaia di volte, ma se il guru li castiga una volta, allora loro si arrabbiano. So this is why the Shastra says, Sakshat haritva ina somasta shastra uktasatha bhavyata eva sadhvi. One should keep the vision that my guru is a direct manifestation of Hari, Supreme Lord, who has come to correct me. Per questo le scritture dicono, una persona dovrebbe mantenere la visione che il mio guru è una manifestazione di Krishna stesso, che è venuto per correggermi. If a person thinks, oh, my guru is an ordinary human being. Se una persona pensa, il mio guru è una persona, è un essere umano ordinario. They are incapable of tolerating any discipline. Allora queste persone saranno incapaci di tollerare qualche disciplina. So it is said, upadesho hi murkanam prakopaya na shantaye. Upadesho hi murkanam prakopaya na shantaye. When transcendental instructions are given to a fool, instead of making him peaceful, they make him become angry. Per questo si dice, quando le istruzioni trascendentali vengono date a una persona povera, questa persona invece di dare un beneficio diventano arrabbiate. Due to the inability of the transcendental sound to enter into the ear. Perché il suono trascendentale non riesce a entrare nelle loro orecchie. So the ear is blocked by guru avagya, the disrespect towards the spiritual master. Questo significa che le sue orecchie sono bloccate da guru avagya, ovvero dalla mancanza di rispetto nei confronti del guru. And when the respect is there, oh, Supreme Lord, who is always living in my heart, has manifested outwardly to speak to me personally. When this vision is there, only then the transcendental sound will go in and cut all attachment. Ma quando invece il rispetto è presente, una persona pensa, oh, Shri Krishna stesso che è presente nel mio cuore ha preso la forma di un guru davanti a me per insegnarmi, allora queste istruzioni trascendentali possono entrare all'interno delle nostre orecchie. So Narad, he said to Vyas, you have described the system of Ashtanga Yoga. Narada disse a Vyasa, tu hai descritto il sistema dell'Ashtanga Yoga. For those who are attached to the body. Per coloro che sono attaccati al loro corpo. So actually, Yamadi bi yoga patai kama lobha hato mukhu mukunda sevaya yadvat tadatmanam nashamyati. If a person practices pranayama, they can become somewhat peaceful. In realtà, se una persona pratica il pranayama, questa persona può diventare fino a un certo grado pacifica. But they cannot fully enter into samadhi, into trance. Ma non è grazie a questo che loro possono entrare pienamente in samadhi. Without bhakti, without devotion.
senza la bhakti, senza la devozione. So even those yogis who are very advanced, in the end they always take shelter of bhakti to become attain their perfection. Quindi questi yogi, anche se sono molto potenti, alla fine prendono sempre rifugio nella bhakti per completare il loro sadhana. So Narada Muni gave a mantra to Vyasadeva. Narada Muni diede un mantra a Vyasadeva. And then he went away. E dopo andò via. And Vyasadeva began to repeat the mantra and he completely surrendered to Krishna. E Vyasadeva iniziò a ripetere questo mantra e si arrese completamente a Krishna. Mantra has vastu shakti. That means its own power. Il mantra ha vastu shakti, che significa che ha il proprio potere. Vastu shakti nahi buddhim apekshate. It means that when something has vastu shakti, its own power, then the effect of it doesn't depend on your imagination. Questo significa che siccome ha il proprio potere, l'effetto del mantra non dipende dalla nostra immaginazione. Some people think that when you say a mantra, then you have to imagine so many things. Molte persone pensano che quando ripetono il mantra devono immaginare alcune cose. But the mantra has its own power, like fire. Ma il mantra ha il proprio potere, come il fuoco. If you touch fire, you don't have to imagine, the fire will burn. Se voi toccate il fuoco non avete bisogno di immaginare il fuoco sarà bollente. It will burn anyway. Lui ti brucerà in qualsiasi caso. So Vyasadeva gave up all the vidya buddhi. Quindi Vyasadeva abbandonò ogni avidya buddhi. Vidya buddhi means the idea that I know something. Ovvero vidya buddhi, l'idea che io conosco qualcosa. What his guru told him to realize, that is the transcendental realm of divine love, where even God is playing like a small child and afraid of his mother, is so absurd, it is so fantastic that our intelligence cannot touch that realm. Ciò che Narada Muni gli ordinò di realizzare, il mondo spirituale in cui persino Dio gioca come un bimbo e può essere preoccupato dell'amore e può essere preoccupato della madre per l'amore che prova per lei, questo mondo spirituale è così assurdo che non può essere minimamente la nostra mente materiale non può avere accesso adesso. So when you remember mantra at that time, you have to give up vidya buddhi, the conception that you know something. Quindi quando ripetiamo questi mantra noi dobbiamo abbandonare la concezione che noi conosciamo qualcosa. Once you chant the mantra and think I don't know anything at all. Una persona deve cantare il mantra e pensare io non conosco proprio nulla. I am a complete fool. Sono un completo stupido. And oh mantra, you kindly reveal yourself to me. Oh mantra, per favore sii gentile e rivela te stesso a me. You have to forget everything of this plane. Dovete dimenticare qualsiasi cosa di questo piano. Die to live. Muori per vivere. You know, if you die just now, then everything that you are doing, so game over. Se voi morite proprio adesso, qualsiasi cosa che state facendo, game over. You can't go back. Non potete tornare indietro. There's nothing you can do to save those things or to deal with those things at all. Non c'è niente che potete fare per salvare queste cose che state perdendo. So one day that moment is coming. Questo momento è molto vicino. No exceptions. Non c'è nessuna eccezione. And in this material world, the survival rate is zero. In questo mondo materiale la probabilità di sopravvivenza è zero. No, non sopravvivente. So each time when you sit to remember mantra, at that time you have to think, oh, this is the last moment of my life. E quando noi ci sediamo a cantare il mantra, noi dobbiamo pensare, questo è l'ultimo momento della mia vita. My Gurudev used to say that all bhajan, all spiritual realization takes place in the Jivan Sandhi. E il mio Gurudeva diceva che tutto il bhajan, tutta la realizzazione spirituale prendeva luogo Jivan Sandhi. Nel Jivan Sandhi. Jivan Sandhi. Sandhi means the junction. Ovvero la giunzione. So Jivan Sandhi means the junction between life and death. Tra vita e morte. And in that junction, that's where spiritual realization takes place. In quella giunzione è dove la realizzazione spirituale prende posto. So that means that the devotee who is feeling, ah, Krishna, I cannot live without you.
Questo significa che il devoto che pensa, oh Krishna, io non posso vivere senza di te. My Lord, even I cannot live for one more day without you. Oh mio Signore, nemmeno un giorno posso vivere senza di te. And they feel as if they're about to pass away. E loro si sentono proprio come se stanno sul punto di lasciare il corpo. In that state, then mantra, Krishna in the form of mantra becomes manifest. In quello stadio là, Krishna nella forma di mantra si manifesta. So every day when you are chanting, not sleeping, but really crying from the heart, my Lord, please reveal yourself to me. I cannot live without you. Quindi ogni giorno quando cantate non dormite, ma piuttosto provate ad avere questo sentimento, oh mio Signore, io non posso vivere neanche un giorno senza di te. Krishna reciprocates with everyone. Krishna reciproca con tutti quanti. If you have no thirst to meet with him, he will have no thirst to meet with you. Se voi non avete sete di incontrare lui, lui anche non avrà sete di incontrare voi. How you feel, I feel. Così come tu ti senti in confronto a lui, lui si sente per te. So, on the order of his guru, then Vyasadeva sat in meditation and began to remember his mantra, and he was there in that state. I don't know anything, and in the Jivan Sandhi, the junction between life and death. Vyasadeva ricordava questo mantra che gli ha dato il guru e pensava così, e in questo modo si trovava proprio in questo sentimento di giunzione tra la vita e la morte e pensava, io non conosco nulla. So, this is a very important verse of Srimad Bhagavatam. Describes the trance of Vyas. Bhakti yogena manasi samyak pranhite male apasyat purusham purnam mayam chatad apasrayam. Questo è un verso molto importante dello Srimad Bhagavatam che descrive il trance di Vyasadeva. The meaning is that bhakti yoga, by bhakti yoga, surrender to Krishna. Il significato è che attraverso la bhakti yoga, la resa a Krishna, manasi, in the mind of Vyas, samyak pranihite male, means samyak pranihite, he made his mind completely still. E Vyasadeva rese la sua mente completamente stabile, ferma. It was amal. Immaculate, no contamination of material attachment. Non c'era nessuna contaminazione di attaccamento materiale nella sua mente in quel momento. Apasyat purusham purnam. And there he saw Purush, a very beautiful person. E a quel punto vide Purush, una bellissima persona. Who was purna, complete. Che era purna, completa. Inexhaustible, unlimited. Inesauribile. So Purush means male. Purush significa maschio. So the Purush is never purna, complete, without his Shakti, the female. E il Purush non è mai completo senza la sua Shakti, la so sua parte femminile. That seeing the Purush, purna Purush, complete person means Radha and Krishna. Quindi purna Purush, persona completa, significa Radha e Krishna. Vyasadeva in his trance saw all the pastimes of Krishna from his pastime of appearance. Nel suo trance Vyasadeva vide tutti i passatempi di Krishna, dal passatempo in cui apparve, his childhood pastimes, e i passatempi in cui era un bambino, his romantic pastimes with Radha and the gopis, e anche i suoi passatempi romantici con Radha e le sue gopi. In his trance he saw how Krishna was taken away from Vrindavan by Akrura and everyone was weeping in separation. E in trance vide come Krishna fu portato via da Akrura e tutti quanti piangevano in separazione. In this way he saw all divine, inconceivable pastimes of Krishna, which are saturated completely with pure love. In questo modo vede tutti questi passatempi divini di Krishna, inconcepibili e saturi di puro amore spirituale. Mayam cha tad pasrayam. And on one side he saw Maya, the material energy. E da un'altra parte vide Maya, l'energia materiale. So that's why his name is Vyas, the diameter. His consciousness touched the spiritual world and the material world. Per questo è chiamato Vyas, il diametro, perché la sua coscienza tocca sia il mondo spirituale sia il mondo materiale. And he saw Apastraya means that Maya, the material energy, was completely under the control of Krishna. E vide Apastraya significa che Maya, l'energia materiale, è completamente sotto il controllo di Krishna. He saw
that there were millions of souls. Lui vide che c'erano milioni di anime. And they were floating in Maya. E loro navigavano all'interno di Maya. Anartopasanvansakshat bhakti yogam madokshajay lokasya janato vidvam chakre sattvata sanghitam. Vyasadeva realized that all these souls who are floating in illusion, they can be transferred from the material energy to the spiritual energy by listening to the sound of the name of Krishna and the description of his pastimes. E Vyasadeva realizzò che tutte queste anime che galleggiano nell'universo materiale possono essere trasferite dall'energia materiale all'energia spirituale semplicemente ascoltando i nomi di Krishna e i suoi passatempi. And so, this is the basic ontology presented by the Vedas. Questa è l'ontologia di base presentata dai Veda. There is a spiritual energy, material energy, and we are souls. And we can be trapped in the material energy, or we can be freed and live the perfect life of pure love in the spiritual energy. Che esiste un'energia materiale, esiste anche un'energia spirituale. Noi siamo delle entità viventi, delle anime che possono essere o intrappolate dall'energia materiale oppure essere libere e vivere in un mondo perfetto spirituale. The material plane is the plane of desires, material desires. Il piano materiale è il piano dei desideri materiali e dell'egoismo. But the spiritual world is the plane of love. Ma il mondo spirituale è il piano dell'amore. So no one can be transferred from here to there without developing that love. Quindi nessuno può essere trasferito da qui a lì senza sviluppare quel tipo di amore. So Vyasadeva realized. Vyasadeva realizzò. Yeah, this is also very important. Yasyam vaishuryamanayam Krishne paramapuruṣe bhakti utpaddate pungsa shoka moha bhayapaha. That simply by opening our ears to the descriptions of Sri Krishna, the feeling I want to love Krishna appears in the heart. Che semplicemente arrendendoci e ascoltando queste descrizioni su Sri Krishna, il sentimento io voglio amare Sri Krishna appare nel nostro cuore. So then shoka moha vayapaha, and that takes away all lamentation, all illusion, bewilderment, and all fear. E questo sentimento porta via tutti i lamenti, tutta la confusione, l'illusione e tutta la paura. Shoka lamentation means what happened in the past. We're complaining about it. Shoka lamento significa che ciò che ci è avvenuto nel passato noi ci lamentiamo di esso. By fear means we're thinking what might happen in the future. E paura significa che noi pensiamo a cosa di brutto potrebbe avvenire nel futuro. And the moha bewilder means right now, though we are spiritual beings, we are thinking I am this physical body. E moha, illusione, significa che proprio adesso, nonostante noi siamo esseri spirituali, noi ci identifichiamo con questo corpo. So these three types of suffering that we are affected with, all are completely lifted by the awakening of the spontaneous love for Krishna. E questi tre tipi di sofferenza materiale sono completamente spazzati via dal sentimento di amore per Krishna. So then Vyasadeva, he called his secretary Ganesh. Allora Vyasadeva chiamò il suo segretario Ganesh. And he began to dictate to him what he had seen in his samadhi. E iniziò a dettare a lui tutto ciò che vide in samadhi. And it became Srimad Bhagavatam. E questo diventò lo Srimad Bhagavatam. So the Bhagavad Purana is the last and best contribution of Vyasadeva. It is the highest of all the Vedas. Questo Bhagavad Purana è il più alto di tutti i Veda, è l'essenza di tutti essi. In India there's a famous saying, Vidyavatam Bhagavate Pariksha. The test of whether someone is learned or a great scholar is only how do they know Srimad Bhagavatam. Per questo c'è un detto in India che il test per conoscere quanto è elevata una persona è semplicemente bisogna misurare il loro attaccamento e quanto provano piacere nell'ascoltare lo Srimad Bhagavatam. One who knows all the Vedas but doesn't know Srimad Bhagavatam is not learned. But one who knows only Srimad Bhagavatam and nothing else, he's perfect.
Colui che conosce tutti i Veda ma non conosce lo Srimad Bhagavatam è come se non sapesse niente, mentre una persona che conosce solo lo Srimad Bhagavatam, anche se conosce poco gli altri Veda, è da considerare una persona supremamente istruita. Now, before, Vyasadeva was not satisfied, but now, when he compiled Srimad Bhagavatam, he was completely blissful. Infatti Vyasadeva prima non era soddisfatto quando, prima di scrivere lo Srimad Bhagavatam, ma anche se aveva scritto tutti gli altri Veda, ma dopo che scrisse lo Srimad Bhagavatam fu completamente soddisfatto. Because before he had described so many philosophical points. Perché prima nei Veda aveva descritto tantissimi punti filosofici. But where is it all leading? Where is it going? Ma qual è l'obiettivo? Dov'è che portano tutti questi punti and filosofici? Now in Srimad Bhagavatam he expressed it very beautiful descriptions of the spiritual world. E adesso nello Srimad Bhagavatam lui esprime una bellissima descrizione del mondo spirituale, che è proprio la destinazione. You know that once there was a sage named Gautam Buddha. C'era un saggio chiamato Gautam Buddha. He also sat down in meditation and went into trance. Lui anche si sedette in meditazione e riuscì a entrare in trance. And Buddha realized shunya. E Buddha realizzò Shunya. Shunya means emptiness. Che significa il vuoto. The ultimate truth is nothing, only emptiness. E disse la verità assoluta è niente, solo il vuoto. Why did he have this realization when Vyasadeva went into trance and saw beautiful pastimes of Krishna? Perché Gautam Buddha ebbe questo tipo di realizzazione, mentre invece Vyasadeva, quando entrò in Samadhi, vide dei bellissimi passatempi spirituali. So Buddha he proved that because he had no guru. Buddha stesso. So he proved that if you try to do meditation without a guru, you will realize what Buddha realized: nothing. Buddha provò questo. Infatti lui non aveva un guru. Per questo Buddha, quando andò in Samadhi, l'unica cosa che realizzò è niente, perché lui non aveva un guru. Zero. Zero. And became his philosophy. E questo zero divenne la sua filosofia. So only by the blessing of Narad, the guru of Vyasadeva, did he see the divine pastimes. Solo grazie alla grazie alla benedizione del suo guru Vyasadeva vide tutti questi bei passatempi in Samadhi. Another point which is important is it is said yasmin tushte jagatustam. When Krishna is satisfied, then you become satisfied. Un altro punto importante è che quando Krishna è soddisfatto, allora noi ci sentiamo soddisfatti. This is a very practical axiom in life. Questo è una cosa molto pratica per la nostra vita. If you are not satisfied, it's because you have not satisfied God. Infatti, se noi non siamo soddisfatti, è perché noi non stiamo soddisfacendo Dio. Only this. È solo a causa di questo. Because we are not separate. Perché in realtà noi non siamo separati da Lui. This morning we spoke about pratak drisha, having a vision. The root cause of all problems is we conceive ourselves as being separate from God. Questa mattina abbiamo parlato di pratak drisha, ovvero che tutta la fonte dei nostri problemi nella vita è il fatto che ci consideriamo separati e indipendenti da Dio. So we are not God, but we are angsa, the part of God, and we can never be separated from His presence. Only we can be separated in our dark consciousness. Noi non siamo Dio, però siamo delle sue parti, quindi non possiamo mai essere separati da Lui. La separazione esiste solo nella nostra coscienza quando è oscurata. So we can be satisfied when Krishna is satisfied. Noi possiamo essere soddisfatti quando Krishna è soddisfatto. If you praise Krishna, yes, please, but not so much. Se noi preghiamo Krishna, Lui è soddisfatto, ma non così tanto. Krishna is more pleased when you praise His devotees. Krishna è ancora più soddisfatto quando noi preghiamo e glorifichiamo i Suoi devoti. And the greatest devotee of Krishna is Sri Radha. E il più grande, la più grande devota di Sri Krishna è Sri Radha. So because only in Srimad Bhagavatam the highest love of Radha has been described. Siccome solo nello Srimad Bhagavatam l'amore altissimo di Radha è stato descritto. When Krishna saw, oh, my Radharani is described here. Quando Krishna vide, oh, la mia Radharani è descritta in questo libro. Krishna became very happy. Krishna divenne molto felice. Now I like the Vedas. Adesso i Veda mi piacciono. Before not so much. Prima non così tanto.
Then, because Krishna was satisfied, then Vyasadeva, he was finally happy. E siccome adesso Krishna era soddisfatto, Vyasadeva finalmente fu felice. So the main teaching of this day, Vyasa Puja. Quindi l'insegnamento principale di questo giorno, il Vyasa Puja, is you will find the fullest satisfaction only when you become dasi of Radhika, the maid servant of Radha, the goddess of love. È che noi diventeremo pienamente soddisfatti e felici solamente quando glorificheremo Radharani, la dea dell'amore per Krishna. Now, Srila Vyasadeva's mother, la madre di Vyasadeva, she got on his case. Iniziò a arrabbiarsi con lui. When are you gonna get married? Quando è che ti sposerai? I want some grandchildren. Io voglio qualche nipote. So Vyasadeva, he didn't want to get married. Vyasadeva non voleva sposarsi. But because of the order of his mother. Ma siccome voleva seguire l'ordine della propria madre. And because he felt some the weight of the indebtedness to his forefathers. E anche perché si sentiva in debito ai suoi avi. That means that you are only alive because your father and his father and his father and his father had children. Otherwise, you would not have a human body. Significa che noi siamo vivi solamente perché solamente grazie al nostro padre, al suo padre, al suo padre, al suo padre. Altrimenti, come avremmo avuto questo corpo? So just as an elephant who is tied to a stake in the ground cannot break free from that stake, so he felt, I cannot become free from this obligation. Così come un elefante che è ancorato al terreno non può liberarsi, allo stesso modo Vyasadeva non poteva non seguire questo ordine. So he married the daughter of Jabali, whose name was Vitika. E sposò la figlia di Jabali. Vitika. So after some time Vitika became pregnant. Dopo del tempo Vitika rimase incinta. And she was pregnant for about 12 years. E lei rimase incinta per più o meno 12 anni. So Vyasadeva, he was looking at the belly of his wife. Vyasadeva osservava la pancia di sua moglie. He said, "When are you going to come out?" E disse, "Quando è che uscirai fuori?" It's been 12 years, you're giving so much suffering to your mother. È da 12 anni che sei qui, stai facendo soffrire così tanto tua madre. So a voice from inside said, I don't want to come out. E una voce dall'interno disse, io non voglio uscire. I'm remembering Krishna. Io sto ricordando Krishna. If I come outside, then so many distractions will come. Se io esco all'esterno, così tante distrazioni ci saranno. Facebook. Maybe I have to get a job. Forse dovrò trovare un lavoro. So many different things, girls. Tante cose differenti, le ragazze. So I just stay here and remember Krishna. Io preferisco rimanere qua dentro e ricordarmi Krishna, ecco qua. Vyasadeva said, my dear son. Vyasadeva disse, mio caro figlio. I promise you. Ti prometto. That when you come out. Che quando uscirai fuori. You will not go in Maya. Non andrai in Maya. The voice said, I don't believe your promise. La voce disse, io non credo alle tue promesse. Because you yourself, you got married and you're attached to your son. Perché tu stesso, tu ti sei sposato e sei attaccato a tuo figlio. Then who do you believe? E Vyasadeva gli disse, allora a chi credi? The voice said, I only believe Mayam Chatad Apasrayam, that person who is controlling Maya, the master of Maya, Krishna. Io credo solo a quella persona che controlla Maya, che è il suo padrone, Krishna. If he will promise me, then I'll believe him, not you. Se lui mi promette qualcosa, gli crederò, ma non a te. So then Srila Vyasadeva said, all right, wait there. Allora Vyasadeva disse, ok, aspettami qui. Then from his ashram he traveled very, very far, thousands of miles to Dwarka. E allora lui dal suo tempio viaggiò migliaia di miglia, molto lontano, fino a Dwarka. Krishna was on the planet at this time. Krishna era nel pianeta a quel tempo. And he said, I have a problem. My wife is overdue.
e disse a Krishna: ho un problema, mia moglie mia moglie è incinta da troppo tempo. And my son, he won't come out unless you promise him that he will not go in maya. E mio figlio non vuole uscire dal suo pancione finché non gli prometti che non entrerà in maya. So you can see, here is Vitika in the ashram of Vyasadeva. Qui potete vedere Vitika nel tempio di Vyasadeva. There's light coming, shining from her womb. C'è della luce che si illumina dal suo pancione. And Vyasadeva, he brought Krishna to the ashram. E Vyasadeva ha portato Krishna stesso nel suo tempio. So then, Krishna said, oh, you should come out. Krishna gli disse: oh, dovresti uscire fuori. I promise you that you will not go in maya. Ti prometto che non andrai in maya. So then Shukadeva came out. Allora a quel punto Shukadeva uscì fuori. And he began to glorify Krishna. E iniziò a glorificare Krishna. Krishna said, oh Vyas, your son speaks so sweetly like a parrot. E disse a Vyasadeva: oh Vyasadeva, tuo figlio, Krishna gli disse, tuo figlio parla delle parole così dolci, sembra quasi un pappagallo. So you should call him Shuka. Quindi lo dovresti chiamare Shuka, che significa pappagallo. And then Krishna returned to Dwarka. E a quel punto Krishna tornò a Dwarka. So then Vyasadeva was very happy to have a son. Vyasadeva era molto contento di avere un figlio. But what happened? Ma cosa succede? Yamprabra jantamano pedam beta krityam dvai painombra katariyaduhava putra iti tanmayatayotaravo binerus tang sarvabhutam hridayam munibhanatosmi. Shuk just walked out of the door without looking back and ran into the forest. Shukadeva uscì dalla porta senza neanche guardarsi indietro e corse via nella foresta. When a child is born, then you have to give a name, have name giving ceremony. Quando un figlio nasce devi avere una cerimonia in cui gli dai un nome. And then after 6 months or 8 months, then you have to give the first grain ceremony. E dopo 6 o 8 mesi devi fare la cerimonia in cui gli dai il primo grano. There are different samskaras, impressions in the growing of the child which have to be performed. Ci sono diversi samskara, impressioni che devono essere performate durante la crescita di un bambino. So yam prapar janta manupeta mapeta krita, without any ceremonies he just left. Ma lui senza nessuna cerimonia lui prese e andò via. He was already 12 years old. Aveva già 12 anni. So he ran into the forest and Vyas was following behind him. Lui corse nella foresta e Vyasadeva lo inseguiva. But then he lost him. Ma lo perse. And Vyas called out, "Ha putra, ha putra, oh my son, oh my son." E Vyasadeva gridò: "Oh mio figlio, mio figlio." But there was no reply. Ma Shukadeva non rispose. Only there was an echo from the trees. Ci fu solo l'eco degli alberi. Oh my son! And the echo came back. Oh my son, oh my son, oh my son. Oh mio figlio, oh mio figlio. That means that actually Shukadev was so powerful in his spiritual presence that only seeing him even the trees became enlightened. Questo significa che Shukadeva era così spiritualmente avanzato che solamente nel vederlo anche gli alberi divennero illuminati. Vyas was saying, oh my son, and the trees were laughing and said, ha. Oh my son, oh my son. Vyasadeva gridava, oh mio figlio, gli alberi erano illuminati ormai e ridevano di lui. Who is son? Who is father? Who is brother? Who is sister? Chi è figlio? Chi è padre? Chi è sorella? Chi è fratello? Many lifetimes you had. Tante vite hai avuto. Everyone is just changing positions. E tutti quanti cambiano semplicemente posizione. Who is a friend in one life is an enemy in another. Colui che in una vita è bravo, nella prossima vita sarà tuo nemico. Who is your mother in one life becomes your father, you become father in the next life. Colei che è tua madre in una vita, in un'altra vita potrebbe essere tua figlia. Everything changing around. Tutto quanto cambia e gira intorno. These relationships are only temporary, like shapes in the clouds.
Queste relazioni sono temporanee, così come le forme delle nuvole. Vyasa is the compiler of the Vedas, he should know this. Vyasadeva è colui che ha compilato i Veda, dovrebbe sapere queste cose. But if called, oh my son. Ma chiamava, oh mio figlio. And the trees, oh my son, oh my son. E gli alberi ridevano di lui e lo scimmiottavano. That means that Shukadeva is so powerful that by his association even the dull trees can give instructions to the author of the Vedas. Significa che Shukadeva era così potente che anche gli alberi, dopo aver avuto una breve associazione con lui che passava lì in mezzo, gli alberi divennero così illuminati che potevano dare istruzioni a Vyasadeva. So before speaking the Srimad Bhagavatam, then devotees always pray this verse. Putreti tanmayateo tanabho videnus. Means, oh speaker of Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami, I am completely ignorant like a tree. E infatti i devoti, prima di parlare dello Srimad Bhagavatam, recitano sempre questo verso in cui dicono: oh Shukadeva Goswami, tu che hai parlato i Veda, io sono ignorante proprio come un albero. But by your mercy I may become enlightened and speak this Srimad Bhagavatam. Ma grazie alla tua misericordia io potrei diventare illuminato e parlare questo Srimad Bhagavatam. So Vyasadeva, actually, he was not really in illusion. Vyasadeva in realtà non era in illusione. He understood that his son was a liberated person. Lui comprese subito che suo figlio era un'anima liberata. And he was looking for a qualified student to teach Srimad Bhagavatam. E lui stava cercando uno studente qualificato a cui insegnare lo Srimad Bhagavatam. And who would then speak it to the whole world. Che l'avrebbe parlato a tutto il mondo. But he lost him. Ma lo perse. So disappointed, Vyasadeva went home. Quindi lui era in disappunto per questo motivo e tornò a casa. So then Vyasadeva was thinking of a plan. How can I bring him back? Vyasadeva stava cercando di progettare un piano. Come posso farlo tornare indietro? So at that time now Shuki is playing the role of the a yogi who is realizing Brahman, only seeing light. A quel tempo Shukadeva Goswami stava giocando il ruolo di una persona, di uno yogi che ha realizzato il Brahman, ovvero che ha realizzato solo la verità assoluta sotto forma di luce impersonale. But Vyasadeva knew that even persons who are atmaram, self-satisfied and liberated, they can be attracted by the beautiful qualities of Krishna. Ma Vyasadeva sapeva che persino le anime liberate che hanno già avuto la realizzazione di Brahman, persino queste anime Atmaram possono essere attratte dai bellissimi versi che spiegano che glorificano la bellissima forma di Krishna. The sage who is Atmaram, self-satisfied, has no attraction to anything in this world. Il saggio che è Atmarama, soddisfatto in se stesso, lui non ha nessuna attrazione per nulla di questo mondo materiale. So if they can become attracted to the pastimes of Krishna, what does it mean? It means the pastimes of this Krishna is not a material narration. It is something even beyond liberation. Se questi saggi realizzati in se stessi possono essere attratti dalle descrizioni di Krishna, significa che queste descrizioni dei suoi passatempi non appartengono al mondo materiale, ma a un mondo trascendentale. So, Vyasadeva called his disciples. Allora Vyasadeva chiamò i suoi discepoli. And he taught them some poetry of Srimad Bhagavatam. E gli insegnò delle poesie dello Srimad Bhagavatam. He said, I want you to go into the forest and recite this poem. Io voglio che voi andate nella foresta e recitate questi poemi. Mbahapidam Natavaravapu Kanayo Kanikaram Vibratvasa Kanaka Kapisham Vajayantim Chamalam Randran Venu Adhara Sudaya Purayan Gopa Brindai Brindaranyam Sopadaramanam Pravisad Gita Kirtihi. So they memorized the verse and they went out into the forest and they were singing this. Loro impararono a memoria questi versi, andarono nella foresta e li recitarono. Bahapidam Natavaravapu. And as they were singing, after some time, one young rishi, completely naked, came running out of the forest. E mentre recitavano questi versi nella foresta, dopo pochissimo tempo, un rishi giovane, completamente nudo, venne correndo verso di loro. So, again. E disse, oh, di nuovo. And he was rushing. Bahapidam natavaravapuhu kaneo kanikaram. E lui stava
provando piacere nell'ascoltare questi versi. What was he experiencing? Di cosa stava avendo esperienza? In this verse of Srimad Bhagavatam, the vision of the gopis of Vrindavan, Radharani and the cowherd girls of Vrindavan, how they see Krishna in the morning time when he's leaving the village and going to take the cows to graze in the forest, is expressed. Nello Srimad Bhagavatam c'è questa descrizione delle giovani gopi di Vrindavana che osservano di mattina Krishna che porta al pascolo le mucche. He's wearing a peacock feather in his hair. Lui indossa una piuma di pavone tra i suoi capelli. And he is decorated like a before drama is done in Vedic culture, before the drama begins, a very beautiful actor who's decorated with flowers and jewels comes onto the stage to attract the attention of everyone before the drama begins. That is called Natavara. So when Krishna goes to play in the forest, he's decorated like that so attractively. Natavara significa nella cultura vedica colui che prima che inizi un teatro appare davanti al sipario vestito con dei bellissimi ornamenti e di fiori e molto ben decorato, e questa persona ha il compito di attrarre l'attenzione degli spettatori prima che inizi lo spettacolo. E in questo verso è descritto che Krishna è sempre decorato in modo così bello che sembra uno di queste persone. Karnivo Karnikaram, he has very beautiful yellow flowers decorating his ear. Ha dei bellissimi fiori gialli che decorano le sue orecchie. Un fiore giallo sul suo orecchio così. Bibrabhasa kanaka kapisham vaidyantin jamalam. His complexion is like a fresh rain cloud, and his cloth over his shoulder looks like gold. Ha un vestito che sembra dorato e la sua pelle è di un colore bellissimo come una nuvola fresca prima di piovere. He's wearing a very beautiful garland of flowers, Vaijanti garland. E lui indossa una goes down to the waist and has five different colors of flowers in it. Lui indossa una bellissima ghirlanda di fiori con cinque tipi di fiori diversi che emana un profumo bellissimo e arriva fino alla sua vita. And as he's going out of the village to the forest, he takes his flute. E mentre va dal villaggio nella foresta a portare al pascolo le mucche, puts his flute to his lips. Lui prende il flauto e lo appoggia sulle sue labbra. And then begins to play. And Adarasudaya means he fills the holes of his flute with the nectar coming from his lips. E lui inizia a suonare e riempie questo flauto di nettare che esce dalle sue labbra. Vrindaranyam sopadaramanam. And he's leaving very beautiful footprints in the sand of Vrindavan. E lascia delle bellissime impronte sulla sabbia di Vrindavan. And he's surrounded by his friends. E lui è circondato dai suoi amici. And his friends they are glorifying him. E i suoi amici lo glorificano. Krishna Govinda Govinda Gopala. Govinda Govinda. You cannot say Natavara Bapu that his body is like the actor coming on the stage. Noi non possiamo dire che il suo corpo è come questo attore che va nel teatro per attrarre l'attenzione degli spettatori. Though that's what the words say. Anche se è quello che queste parole. But it cannot be the meaning. Ma non può essere il significato. Because whatever you compare someone with, then whatever you're comparing them with is better than that person. Perché quando noi facciamo un paragone di una persona con qualcos'altro, significa che la cosa a cui lo paragoniamo è superiore a quella persona. If you say to someone, oh, your eyes are like a lotus. Actually, lotus is like a lotus. It's more like a lotus than your eyes. Se noi diciamo ad esempio i tuoi occhi sono come il loto, in realtà il loto è più come il loto dei tuoi occhi. So Natavara Bapu cannot mean, oh, Krishna is like an actor on the stage, but the actor is more beautiful.
Quindi questa cosa non può essere così, che diciamo Krishna, tu sei come questo attore sul palco, perché sottointenderebbe che l'attore sul palco è più bello. So natavar vapuhu, vapu means body. Vapu significa corpo. Every part of the body is like of Krishna is natavara. Ogni parte del corpo di Krishna è come se Krishna fosse un natavara. That means his curling hair is falling on his face and dancing. Significa attractive like a natavara. Che i suoi ricci che cadono sul suo volto e danzano sono attrattivi come un natavara. When he plays his flute, he moves his eyebrows are dancing. E quando lui suona il flauto, le sue sopracciglia si muovono e loro danzano come un natavara. His earrings are swinging like two natavaras. E i suoi orecchini dondolano come due natavara. His garland is swinging. E la sua ghirlanda dondola. Every part of his body, his clothes. Oh, you don't know what, you cannot see everything all at once. Too beautiful. Ogni parte del suo corpo, persino i suoi vestiti, non possiamo osservarlo tutto insieme perché è troppo bello, solo una cosa per volta. This is how gopis, by the intensity of their love, they see Krishna. Questo è il modo. More love you have, more beauty you can see. Questo è il modo in cui le gopi, grazie all'intensità del loro amore, vedono Krishna. Più abbiamo amore, più bellezza riusciamo a vedere. Means indicates separation. Onnata può anche significare separazione. Why? When actor is on the stage, you are watching from a distance. You cannot interrupt in his life. Perché quando they call it the fourth wall in drama. Nel teatro viene chiamato il quarto muro, significa che quando c'è uno spettatore che guarda un teatro, guarda un attore sul palco, non può interagire con la vita di questo attore, può solo essere uno spettatore. On the stage the actor is in one world and in the audience you're in another world and these are separate. È come se l'attore fosse in un mondo e lo spettatore fosse in un altro mondo e sono separati. So because gopis are not married to Krishna, when they see Krishna is not up, that means he's in an untouchable world, I cannot go there. And they feel separation. Quindi siccome le gopi non sono sposate con Krishna, quando lo vedono è come se ci fosse nata, è come se il suo mondo fosse un mondo separato da loro e che loro non possono toccarlo. And the word bara, bara in Sanskrit means bridegroom. Bridegroom. Novia. E la parola bara significa un compagno. So when a woman is in the getting married. Marito. Fidanzato. So when a woman is getting married and the bridegroom is standing next to her, that time she feels he's mine. Quando si sta sposando e il suo fidanzato è vicino a lei, questa donna sente lui è mio. Now no more separation. Adesso non ci sarà più separazione, lui da oggi in poi sarà con me sempre. So nata indicates gopi's mood of separation. Nata and bara indicates their mood of meeting with Krishna. Nata indica il loro sentimento di separazione da lui e bara invece il loro sentimento di unione con lui. Because though they cannot meet with him in the day, but at night they secretly meet with him. Perché anche se non possono incontrarsi con lui di giorno davanti a tutti, la notte si incontrano segretamente. So when they see Krishna leave the village, then they feel nata bara separation and the meeting at the same time. Quindi, I'm seeing him, but I cannot go to him. Quindi quando loro lo vedono, provano separazione e unione allo stesso tempo. Lo vedono ma non possono andare da lui adesso. This makes Krishna's beauty more relishable. Questo rende la bellezza di Krishna ancora più loro sono più in grado di assaporarlo. Why? Perché? Because food only tastes good when you're hungry. Perché il cibo ha un buon sapore solo quando avete fame. If you are hungry, but you have no food, it's just painful. Se voi avete fame ma non avete il cibo, soffrite. And if you have food but you're not hungry, also eating it is painful. Ma anche se voi avete il cibo ma non avete fame, se voi vi forzano a mangiare, soffrite. When do you feel the happiness? Quando è che provate felicità? Only the time when you are hungry and eating at the same time. Quando voi avete fame e mangiate allo stesso tempo. So natavara vapuhu. Ba means bam, ba means amrita nectar. Ba significa amrita nettare. And pu means pushnati, he nourishes. E pu pushnati, lui ha sapore. So
When gopis look at Krishna, the beauty of Krishna nourishes the nectar of love by overwhelming them with feelings of meeting and separation at the same time. Quindi quando loro vedono Krishna, questa visione le riempie di amore e dandogli dei sentimenti di separazione e di unione allo stesso tempo. Adana Sudaya, gopis are saying, Krishna filled the holes of his flute with the nectar of his lips. Le gopi dicono Krishna riempie i buchi del flauto con il nettare che esce dalle sue labbra. Oops, what was that? How do they know that there's nectar in his lips? Come fanno loro a sapere che c'è del nettare sulle sue labbra? Children say that. E non dovrei dirlo questo. They try to hide their feelings that they're in love with Krishna, and they know that his lips taste so good, but they always try to hide. But now here. Perché loro cercano sempre di nascondere il loro segreto che si incontrano con Krishna, ma in questo verso per sbaglio gli esce fuori. Perché come fanno a sapere che c'è del nettare sulle sue labbra? Gopi comes from Gupdhatu, means Gupdhatu means to hide. Gopi viene da Gupdhatu che significa nascondere. They always have to hide their love for Krishna from others. Loro devono sempre nascondere il loro amore per Krishna dagli altri. But somehow or other it comes out. Ma in qualche modo a volte esce fuori. There's a saying. Ker kuhun kashi kushi vairi priti madhupan rahima na roki jana sakala jahan. There are seven things that you try to hide, but somehow or other it pops out. C'è un detto, ci sono sette cose che noi che voi cercate di nascondere, ma in qualche modo escono fuori. First. Care means care. If you care about someone, but you're trying to pretend that you don't. But if someone will watch, it will come out. They'll notice. La prima cosa è quando noi ci vogliamo, abbiamo cura di una persona. Se noi cerchiamo di nascondere che ci interessa prenderci cura di questa persona, possiamo pretendere che non è così, ma se uno ci osserva uscirà fuori. Always, if there's someone like a detective who is watching, they'll see, oh, you care about this person, but you're pretending not to care. Se c'è qualcuno che è come un detective e vi osserva, prima o poi riuscirà a dimostrare che voi pretendete di non avere cura di questa persona, ma in realtà ne avete. You try to be very calm. Voi cercate di essere molto calmi. But when they walk in the room, some twinkle comes in your eye. Ma quando camminano nella stanza, c'è qualche movimento strano. So care kun. Kun means blood. Blood. Kun significa sangue. And if you kill someone. Se voi uccidete qualcuno. So many persons. They kill someone and they thought, I will hide it, no one will find out. Tante persone fanno un omicidio e dopo pensano, io lo nasconderò, nessuno lo troverà. But one day, somehow or other, someone discovered and they were caught. Ma un giorno in qualche modo verrà scoperto e ti troveranno. Cannot hide. Non potete nasconderlo. Care kun khasi, khasi means cough. Khasi significa la tosse. Yeah? You have a cough, but you want, I'm very healthy. Voi avete la tosse ma dite no, io sto molto in salute e poi vi scappo. You try to. Then you are speaking. It comes out. Quando parlate esce fuori, anche se cercate di nasconderlo. Care kun khasi khusi. Khusi means happiness. Khusi significa la felicità. If there's someone you don't like them. Se c'è qualcuno che non vi piace. And then something bad happens. Oh, that's terrible. E qualcosa di brutto accade a questa persona. Oh, è terribile. Però in realtà avete una faccia. But you in your heart you are feeling some happiness. Oh my god. Perché, very bad. Perché nel vostro cuore provate in realtà vi compiacete di questo. But it will come out. Don't you try to hide it. Anche se nascondete che vi compiacete della disgrazia di questa persona, in qualche modo uscirà fuori che in realtà siete felici. Vai. Kerkun kashi kushi vai means. Enmity, envy. Vai significa l'invidia, l'inamicizia. If you have envy to enviousness to someone. Se avete invidia per qualcuno. You cannot hide, one day it will come. Qualche giorno uscirà fuori, non potete nasconderlo. Especially if someone is glorifying that person. Oh, do you know him? He is so wonderful. He is amazing. He became a very important person. So, good. Specialmente se un giorno qualcuno glorifica questa persona. I'm so happy for you. Di cui siete invidiosi e dice oh. And your face goes green.
conosci questa persona, è un grande, è magnifico, lui diventerà una persona importante un giorno, e voi fate, oh sì, che bello, però in realtà diventate verdi. Così va pretty Madhubani's intoxication. E l'intossicazione. If when no one is looking, you are drinking some wine. Se quando nessuno vi guarda, voi bevete del vino. Or smoking a cigarette. O vi fumate una sigaretta. You try to hide everything. E voi cercate di nascondere. Put the wine bottle under the bed. Mettete la bottiglia di vino sotto al letto. Have some chewing gum, some mints to hide the smell of fumo. Le gomme, le caramelle per nascondere l'odore di fumo. Can you do it? Per quanto tempo puoi fare? It will come out. In qualche modo uscirà fuori. So Kerkun kasi kusi priti marupan and priti love cannot be hidden. E priti l'amore non può essere nascosto. So Krishna is going into the forest. Krishna andava nella foresta. One gopi say, oh look at his peacock feather. E la gopi diceva, oh guardate la sua piuma di paura, so la sua ghirlanda è così bella, and he's playing the flute. E lui suona il flauto, and the nectar is coming from his lips. E il nettare viene dalle sue labbra, oh cosa ho detto. One gopi is telling Harsaki, oh when I hear the sound of Krishna's flute I cannot tolerate. Una gopi dice alla propria Saki, oh quando sento il flauto di Krishna non riesco proprio a tollerarlo. I am supposed to be doing my housework. In realtà dovrei fare i miei doveri domestici. I have heard in the Vedas that thousands of years ago. Ho letto nei Veda che ho sentito dai Veda che migliaia di anni fa. There was a very wicked king. C'era un re molto cattivo. And this king, when he became in power, he banned all religious activities. E quando questo re diventò molto potente, lui bannò qualsiasi attività religiosa. Na yasavyam, na datavyam, na hotavyam dvijakochit, itiva nyavaranad dharmam, verigosheena sarvashaha. He told his messengers, beat drums and announce everywhere, no more religion, no more sacrifices, no more charity. Lui disse ai propri uomini, andate in giro per tutto il regno suonando tamburi e urlate che sarà vietata qualsiasi forma di religione, qualsiasi rituale, qualsiasi carità. He was very wicked. He wanted to stop all pious activities, all dharma. Lui era così malefico che voleva persino fermare tutte le attività pie, tutto il dharma. But then the brahmanas, they thought, we cannot tolerate this. So by the power of mantra, they killed him. Ma i brahmanas, tutti i preti del regno, decisero che non potevano tollerare questo comportamento. Allora, his name was Maharaj Vena. Il suo nome era Maharaj Vena e tutti i brahmanas King Vena. Si misero insieme e meditando e cantando mantra lo uccisero. So that gopi told her friend, I am trying to do my dharma, do my housework. But when I hear the sound of Krishna's flute, then I cannot do it. E questa gopi dice, io dovrei fare i miei lavori domestici, ma quando sento il suono del flauto di Krishna non riesco a farli. I want to run into the forest. Voglio semplicemente correre nella foresta. It is like the flute is announcing, don't do any dharma. È come se il flauto sta annunciando, non fate nessun dharma. No cooking, no cleaning, no washing. Non cucinate, non lavate. No babysitting. No, non fate le babysitter. So I think that king, Vena, when he died, then he reincarnated. And he was so embarrassed from his past history that he changed his name a little bit from Vena to Venu. Allora penso che questo re si sia reincarnato e siccome si vergognava della sua vita precedente ha cambiato il suo nome un pochino da Vena a Venu. Venu is flute. Venu significa il flauto. So in this way, but in the one verse of poetry of Srimad Bhagavatam, many ecstatic emotions of love of Praj Gopis are present. Questo, come vedete, solamente un verso dello Srimad Bhagavatam, ma all'interno ci sono tantissimi sentimenti estatici delle gopi. So when the students of Vyas were singing these verses in the forest, then Shukadev came running. What is that? Quando gli studenti di Vyasadeva recitavano questi versi nella foresta, Sukadeva Goswami venne correndo e aprì le orecchie, per favore ripetete. Because his heart was purified, he was liberated. Only the sound of Srimad Bhagavatam was coming like television.
in his mind, and he was seeing the sweetness of Krishna's pastime. Perché siccome lui era un'anima liberata con una coscienza pura, semplicemente il suono dei mantra era come una televisione per lui, e queste cose descritte apparivano nella sua coscienza, le visualizzava. He said, I have heard about the qualities of Krishna, the beauty of Krishna. Now, please tell me about his qualities. E lui disse, adesso ho ascoltato della bellezza di Krishna, per favore adesso raccontatemi delle sue qualità. So those students, they went back to the ashram. Allora questi studenti tornarono indietro nel tempio. And they told Vyasadeva, we were singing this song, and one very young, beautiful rishi, completely naked, came running from the forest, and he said he wants to hear about the qualities of Krishna. E loro dissero a Vyasadeva, oh, abbiamo recitato questi versi nella foresta, un bellissimo rishi, molto giovane ma completamente nudo, venne correndo e ci chiese di raccontargli dei versi in cui, che descrivono le qualità di Krishna. Vyasadeva, oh, my plan is working. Vyasadeva pensò, oh, il mio piano sta funzionando. So then he taught some more verses to his students. Allora insegnò più versi ai suoi studenti. So we are running out of time now. Adesso but stiamo andando fuori. We can tell on another day. Ma in un altro giorno. This verse. In altro giorno spiegheremo questo verso. And nidem adyam sulabam sudulabam. So this verse. E anche un altro verso. And hearing these beautiful descriptions, then what happened? E ascoltando queste bellissime descrizioni, poi cosa successe? Shukadev came back to the ashram with the students. Shukadeva venne tornò indietro nel tempio con i suoi studenti. So you can see he's sitting there with the other students in the ashram, and he learned the whole Srimad Bhagavatam from Vyasadeva. Potete vedere che siede là insieme a tutti gli altri suoi studenti e tutti insieme ascoltano lo Srimad Bhagavatam da Vyasadeva. And he could speak it even more beautifully even than his father. E lui dopo riuscì a poteva raccontare lo Srimad Bhagavatam in modo persino più bello di quanto non sapeva fare suo padre. So Shukadeva Goswami is considered to be the fruit of all the austerities of Vyasadeva meant to benefit the whole world by spreading the pastimes of Krishna. Shukadeva Goswami è considerato il frutto di tutte le austerità di suo padre Vyasadeva e che hanno l'obiettivo di dare beneficio al mondo e dandogli la possibilità di ascoltare i bellissimi pastimi di Krishna dello Srimad Bhagavatam. So on this day of Vyasa Purnima, Guru Purnima, we are celebrating Srila Vyasadeva and all the gurus from the ancient time to this present day. And how they are transmitting to us the endless ocean of love of the spiritual world. In questo giorno del Gora Purnima noi onoriamo Vyasadeva e tutti gli altri maestri spirituali che descrivono questi bellissimi passatempi e li donano al mondo. Srila Vyasadeva ki jai, Guru Purnima ki jai, Sai Gora Premanande Hare Krishna. So we're inviting everyone, please join us at 7 o'clock in the morning for the morning rituals. Per favore domani alle 7 di mattina venite con noi qui e faremo dei rituali della mattina. And the meditation. E la meditazione. And then at 10 o'clock we'll begin the morning seminar discussing the deep philosophy of the Vedas and the various stages of the evolution of our consciousness. E dopo la mattina alle 10 noi descriveremo la filosofia vedica molto profonda e tutti gli stadi di evoluzione della coscienza. We'll be discussing how the Vedas present universal spiritual science. Noi scopriremo come i Veda descrivono della scienza spirituale e trascendentale. It is a great science that everyone can apply in their life. È una scienza molto potente che tutti noi possiamo applicare nella nostra vita. To attain the perfection. Per ottenere la perfezione. So now we'll sing one kirtan and then prasadam. Adesso canteremo un kirtan e poi ci sarà il prasadam. So this evening from what, Swana, what is the time till 10:30? It's starting already. Oh, there's eclipse starting just now. C'è un'eclissi che inizia proprio ora. Until 10:30. Fino alle 10:30. So you have to
If you want to protect yourself, then you should chant loud Harinam. It starts like first preamble starts at 8:43, and from 10 p.m. begins already the eclipse. It will be visible. Oh, so it's 10 till from 10 o'clock till 11:30, the eclipse will be visible. So from 10 till 11:30, you should don't go outside, and you should not sleep or eat. You should just chant, sing, pray, and then after 11:30, you can sleep. Dalle 10 alle 11, se volete proteggervi dall'eclissi, dovreste cantare Harinam, dovreste cantare Kirtan, un'altra voce, oppure pregare e non esporvi alla luce della luna.